Buongiorno a tutti i partecipanti, grazie per la vostra presenza a questo webinar e benvenuti nella sede produttiva del gruppo Faccin S.p.A. Il mio nome è Diego Morbini e sono lieto di presentarvi uno dei prodotti di punta all'interno della gamma di calandre che Faccin progetta, costruisce e offre su scala internazionale. Si tratta della serie HV, calandra elettronica a tre rulli a geometria variabile. L'esemplare qui vicino a me è nello specifico il modello dinastico HV3171, che dispone di una tavola utile da 3100 mm ed una forza di piegatura di 800 tonnellate, capace di calandrare lamiere fino a 100 mm di spessore d'acciaio al carbonio su tutta tavola. Le calandre della serie HV sono conosciute e stimate in particolar modo nel mondo della carpenteria pesante perché garantiscono una potenza di calandratura superiore e precisione di invito assoluta. Tutti e tre i rulli trasano indipendenti, il rullo superiore con movimento verticale ed i rulli inferiori con movimento orizzontale. Questa particolare concezione consente di regolare l'interasse tra i rulli e quindi la distanza tra i punti di piega a seconda della necessità, esattamente come avviene su una pressa piegatrice con matrice inferiore ad apertura variabile. Un minore interasse rispetto al rullo superiore permette di ottimizzare l'operazione di invito, minimizzando la lunghezza della parte diritta all'estremità della lamiera. La trazione della lamiera e la qualità dell'invito sono equivalenti esattamente a quanto ottenibile con calandre a quattro rulli, ritenute per definizione le più precise e facili da utilizzare. Inoltre, l'enorme capacità di rullatura ottenibile quando l'interasse tra i rulli inferiori è massimo rende possibile il disporre di una macchina ad elevatissime prestazioni, ideale per lavorazioni di calandratura medio pesanti. Infine, se necessaria la calibratura della virola dopo la saldatura longitudinale, l'interasse minimo dei rulli inferiori garantisce la migliore precisione e tolleranze di circolarità molto ristrette. Le peculiarità geometriche unite all'elevato contenuto tecnologico garantito dall'esperienza del gruppo Faccin fanno sì che la serie HAV sia considerata una calandra molto flessibile e versatile, ma allo stesso tempo precisa e potente, con uno svariato utilizzo in campo industriale. Dal settore energetico alla caldareria, dalla cantieristica navale alla produzione di boiler, serbatoi in pressione, scambiatori di calore, fino alle più accessoriate linee automatiche per la produzione di torri e fondazioni offshore per la realizzazione di parchi eolici. Dal punto di vista operativo, la fase iniziale di invito risulta veloce e sicura, in quanto la lamiera è sempre parallela al suolo e non inclinata come succede nelle calandre a tre rulli piramidali tradizionali. Ciò consente anche l'utilizzo di via rulli e tavole di alimentazione motorizzate con sistema di centraggio automatico disponibili come optional in diverse versioni, consigliate per un agevole e veloce inserimento della lamiera. La particolare concezione a geometria variabile offre inoltre una ridotta altezza del piano lavoro, grazie alla posizione orizzontale dei cilindri per la traslazione dei rulli inferiori. Perciò non sono necessarie fondazioni anche per calandre con capacità superiori a 40 mm. Quando Faccin offre una calandra di questa tipologia ad un proprio cliente, la caratteristica più importante che vuole evidenziare è la forza disponibile ed il modo in cui questa forza viene generata. Una buona macchina deve avere cilindri idraulici con un alesaggio maggiore e che lavorano ad una pressione inferiore. Quindi il consiglio che diamo ai nostri clienti è sempre quello di preferire macchine con cilindri idraulici di diametro maggiore, che per questo possono lavorare a pressioni più basse.
tutte le macchine sono dotate del pacchetto Faccina Advance per dare ai nostri clienti la possibilità di scegliere la soluzione tecnologicamente più avanzata sul mercato. Esso consiste delle seguenti caratteristiche: aumento della velocità di tutte le funzioni idrauliche del 50%, regolazione più fine dei rulli con perfetto microposizionamento, fondamentale per una perfetta preparazione della virola alla saldatura, con notevole risparmio del tempo ciclo. Rotazione e traslazione simultanea dei rulli, a garantire un'ulteriore riduzione del ciclo di lavoro. Utilizzo di valvole proporzionali e soluzioni idrauliche evolute per una maggiore efficienza energetica. Il PLC e tutti i controlli, schermo incluso, sono di marchio Siemens. Non vengono utilizzati marchi alternativi, più economici o secondari, ma unicamente componenti di prima qualità con ricambi prontamente reperibili in tutto il mondo. La macchina è predisposta elettricamente ed idraulicamente per eventuali aggiunte successive di accessori, il che significa nessun tempo di fermo per modifiche future. Sistema elettronico sincronizzato per il bilanciamento dei rulli, dispositivo conico a doppia ruota, sistema di lubrificazione permanente, console di comando mobile con interfaccia grafica touchscreen e rulli in acciaio legato ad alta resistenza sono inclusi nella dotazione standard di ogni macchinario HV, che rimane la macchina ideale per lavorazioni medio-pesanti, riconosciuta a livello mondiale come la calandra a tre rulli più evoluta di sempre. Come alcuni di voi già sapranno, il modello tre rulli a geometria variabile è in produzione dal 1984. Il Faccina ha consegnato ed installato più macchine a geometria variabile di qualsiasi altro produttore al mondo. Questo know-how cresce ogni giorno di più ed il nostro Dipartimento di Ricerca e Sviluppo è costantemente alla ricerca di soluzioni all'avanguardia per migliorare il design e per mantenere questo modello al vertice tra quelli disponibili sul mercato. Frutto di questa continua attività di ricerca e sviluppo è proprio il modello HV3171 dinastico che vedete qui dietro a me e che è stato riprogettato in chiave moderna per migliorarne ulteriormente le funzionalità. Ovviamente lo stesso processo di miglioramento è stato condotto anche su tutti gli altri modelli della serie. A tal proposito vi invito a venire qui nella nostra sede produttiva di Visano, dove potete trovare macchine di diversa taglia e capacità in pronta consegna da poter ispezionare e testare personalmente. Sono veramente orgoglioso ora di presentarvi in dettaglio le innovazioni che sono state apportate secondo la nuova progettazione, per porre questo modello sempre un passo avanti rispetto a tutti quelli disponibili sul mercato. Un esemplare unico nella sua categoria in termini di efficienza e prestazioni. Caratteristica esclusiva è sicuramente il sistema a doppia pompa che prevede due pompe idrauliche principali a portata variabile, accoppiate singolarmente a due motori elettrici. Questo particolare impianto assicura prestazioni elevate anche nel caso di lavorazioni estremamente pesanti, un ciclo vita più lungo, una minore emissione acustica, ma soprattutto questa ridondanza permette di poter usufruire di due circuiti idraulici paralleli ed indipendenti per una continua operatività anche durante interventi di manutenzione ordinaria senza, per forza di cose, dover fermare la macchina. Un'altra innovazione degna di nota è il Power Boost. Si tratta di un pulsante sul pannello di controllo che dà la possibilità all'operatore di utilizzare la macchina al massimo delle sue capacità. Questo è un punto di forza pensato in particolar modo per il capo officina o per il responsabile della manutenzione, ma anche per il proprietario stesso dell'azienda, perché li aiuta a monitorare i propri operatori contro un uso improprio della macchina. Diciamo che è una protezione infallibile perché gestisce e limita l'uso di una pressione eccessiva quando non è necessaria, evitando per esempio il fenomeno di una indesiderata laminazione della lamiera. Ovviamente tutto ciò contribuisce ad allungare il ciclo di vita utile della macchina con interventi di manutenzione ridotti.
L'utilizzo del Power Boost viene registrato nel PLC per scopi di monitoraggio interno e quindi possiamo dire che con questa innovazione non solo abbiamo una macchina potente, ma anche intelligente. I nostri ingegneri hanno inoltre pensato di migliorare il lavoro degli operatori con un nuovo design, facilitando di gran lunga le attività di intervento e di manutenzione. Ci siamo riusciti aggiungendo come optional porte protettive su ruote, sicure e facili da aprire. Abbiamo anche aggiunto una piattaforma interna su cui l'operatore può sostare durante l'attività di cambio del rullo superiore. Protezioni aggiuntive sono state collocate sugli steli dei cilindri e tutte queste caratteristiche hanno migliorato notevolmente l'ergonomia della macchina. Al fine di rendere il ciclo di calandratura ancora più rapido e produttivo, abbiamo studiato un sistema idraulico aggiuntivo per supportare il rullo superiore sul lato motore. In questo modo lo sgancio può essere aperto in qualsiasi posizione ed in qualsiasi momento con estrema facilità. Al contrario, sulle altre macchine bisogna aspettare che raggiunga la posizione più alta prima di poterlo aprire, con un conseguente ritardo di manovra. Grazie alla propria geometria, è la soluzione tecnica preferita anche per la realizzazione di coni, specialmente nel caso di spessori importanti. Per la calandratura di coni, la macchina è equipaggiata con uno specifico dispositivo di contrasto a supporto della lamiera. Questo dispositivo può essere singolo o doppio, a frizione oppure a ruota. La nuova versione ha la possibilità di accettare entrambe le soluzioni in quanto il rullo superiore è già predisposto per funzionare in entrambe le condizioni. La macchina in questo modo è adatta per piccoli e grandi diametri e risulta ideale sia per calandratura conica in continuo che impressata, sia per lamiere sottili che spesse, fornendo al cliente una soluzione molto flessibile. Concentriamoci ora sul miglioramento del nostro controllo numerico più evoluto, il CNC PGS Ultra. Dotato di pannello Siemens touchscreen da 15 pollici e fornito con un pacchetto Industry 4.0, è programmato per cicli automatici con modalità di autoapprendimento per la ripetizione di cicli di lavoro personalizzati. Telecamera ad alta definizione e telecomando wireless possono essere aggiunti come optional per diventare una comoda soluzione plug and play dove tutte le funzioni della macchina sono completamente controllate e nelle mani dell'operatore. Una delle novità più importanti dal punto di vista della programmazione è sicuramente l'implementazione di un controllo numerico CNC anche nel caso di calandra a tre rulli. Faccin ha sviluppato un controllo numerico di ultima generazione, in grado di calandrare in modalità semiautomatica non solo virole cilindriche, ma anche settori conici. Il sistema imposta e memorizza la posizione dei rulli laterali e calcola automaticamente la quota di traslazione del rullo superiore, necessaria per ottenere il raggio di curvatura richiesto, con una comparazione reale tra calcolo automatico e risultato atteso. Dopo la descrizione del software, passiamo ad analizzare la parte hardware della macchina, anche in questo caso arricchita con nuove ed impressionanti novità. Innanzitutto è possibile montare un rullo superiore intercambiabile di diametro inferiore per ottenere raggi di calandratura più piccoli, ma allo stesso tempo è prevista anche la possibilità di equipaggiare la macchina con un rullo maggiorato, con una bombatura limitata, e quindi di garantire lavorazioni più pesanti senza alcuna deformazione. I cilindri dei rulli laterali sono costruiti all'interno della struttura a garanzia di una massima rigidità. Sempre parlando di piccoli diametri, il fissaggio del supporto superiore è stato pensato in modo da poter sostenere virole con diametro che sia il più piccolo possibile. Tutte le caratteristiche presentate fino ad ora sono immediatamente disponibili sui nostri modelli di HAV dinastica più apprezzati e più venduti, ovvero quelli con forza di piegatura compresa tra 800 e 2000 tonnellate.
Prima di condividere le vostre domande, vi ricordo che tutte le macchine sono progettate e costruite totalmente da Faccine, nella nostra sede produttiva di Visano in provincia di Brescia, dove siete benvenuti per ispezionare il nostro sistema qualità e visitare i nostri impianti produttivi. Ok, bene. Sono le ore 11:18 e quindi abbiamo ancora un po' di tempo per analizzare i commenti che sono arrivati in chat. Per tutti quelli che stanno seguendo la diretta dallo stand Faccini in Fiera Bimo a Milano, ricordo che il nostro personale commerciale è a vostra completa disposizione per rispondere a tutti i vostri quesiti anche dopo la chiusura del collegamento. Ok, bene. La prima domanda che andiamo a leggere è la seguente. Qual è la lunghezza del tratto diritto ottenibile con una tre rulli geometria variabile in fase di invito? In termini operativi questo è un concetto molto importante, a cui non è sempre possibile dare una risposta assoluta, visto che dipende da numerose variabili in gioco. È bene dire che per tutte le calandre la lunghezza del tratto diritto dipende dalla capacità della macchina e dalla forza di piegatura disponibile. Non esistono calandre tre rulli in grado di eseguire un tratto diritto zero. Le uniche calandre in grado di annullare la parte diritta sono infatti quella tecnologia due rulli che Faccini produce nella versione HCU per applicazioni fino a 5 mm di spessore. La soluzione tecnologica da preferire, quindi, è quella capace di ottimizzare la lunghezza dell'estremità diritta e questo è possibile solamente con una migliore geometria del movimento dei rulli e con un corretto dimensionamento della forza disponibile. Come abbiamo detto durante la presentazione, la risposta offerta dall'HV dinastica è quella di garantire il migliore interasse rispetto al rullo superiore e di utilizzare cilindri idraulici propriamente dimensionati. Per dare un riferimento numerico, credo che il miglior paragone sia quello che ci viene fornito dal feedback dei nostri clienti, che dichiarano lunghezza del tratto dritto di una volta o di una volta e mezza lo spessore della lamiera, lavorando alle massime capacità nominali, e di riuscire anche ad ottenere tratto dritto inferiore ad una volta lo spessore per prestazioni inferiori a quelle massime dichiarate. Ok, un'altra domanda che arriva in chat è la seguente. Qual è la dimensione minima di rullo intercambiabile disponibile? Su tutte le HV dinastiche è possibile montare un rullo superiore intercambiabile di diametro inferiore per ottenere raggi di calandratura più piccoli e per rendere la linea ancora più flessibile. Anche in questo caso la dimensione del rullo minimo dipende dalla taglia della macchina. Per generalizzare possiamo dire che è possibile ridurre il diametro del rullo intercambiabile fino ad un 25% rispetto alla dimensione del rullo standard. Inoltre la macchina è predisposta di un sistema di cambio rapido per facilitare e velocizzarne la sostituzione. Grazie per continuare a inviare i vostri commenti. Abbiamo il tempo per un'ultima domanda. Il signor Elio scrive: può l'HV dinastica essere considerata una valida alternativa alla versione a quattro rulli? Beh sì, nell'opinione comune la calandra a quattro rulli è generalmente considerata la più veloce e facile da usare, specialmente per produzioni di serie, mentre per definizione la calandra a tre rulli è ritenuta una soluzione più flessibile e versatile. La nuova HV unisce a queste caratteristiche una marcia in più in termini di prestazioni ed affidabilità. Inoltre lo sviluppo del nuovo CNC permette di ripetere cicli di calandratura automatici anche nel caso di calandra a tre rulli. Questa, secondo me, è una vera e propria rivoluzione rispetto al ciclo tradizionale di lavoro. La prima domanda che andiamo a leggere è la seguente. Quali sono i principali parametri tecnici per la valutazione di una calandra? Domanda molto bella e molto interessante. Evidenzierei in particolare su tutti tre parametri fondamentali. Il primo è la forza di calandratura, necessaria per generare il momento flettente, che è proporzionale alle tonnellate di spinta disponibili.
più alto è il valore delle tonnellate disponibili, maggiore è il momento flettente e quindi maggiore è la capacità di calandratura della macchina. Il diametro dei rulli, infatti i diametri maggiori garantiscono una minor flessione sotto carico, sotto lavoro, e questo significa miglior prestazioni di lavoro. Anche la potenza installata, che determina la distribuzione del momento flettente lungo tutto lo sviluppo della lamiera attraverso la rotazione dei rulli, è sicuramente un parametro da considerare. Un'altra domanda arrivata in chat è la seguente: quanto si riduce la capacità della macchina in caso di calandratura conica? Grazie alla propria geometria, l'HV è la soluzione tecnica preferita, anche e soprattutto per la produzione di coni. La possibilità di inclinare tutti e tre i rulli per meglio seguire l'angolo del cono e la traslazione verticale del rullo superiore permettono di realizzare coni in pressata, come se la macchina fosse una pressa piegatrice. In questo caso non si ha nessuna riduzione percentuale della capacità nominale e quindi possiamo dire che la macchina garantisce la stessa prestazione dichiarata per calandratura di virole cilindriche anche nel caso di settori conici. Grazie per continuare ad inviare i vostri commenti. Abbiamo il tempo per un'ultima domanda. Il signor Matteo scrive: quali accessori sono strettamente necessari per rendere il ciclo di lavoro automatico? Come detto durante la presentazione, tutte le macchine sono dotate del pacchetto Faccina Advance, a garanzia di elevate prestazioni già nella configurazione standard. Oltre a ciò è possibile equipaggiare la macchina con supporto centrale e laterale, così da poter alleggerire l'utilizzo del carro ponte, che sappiamo essere indispensabile in officina per altre svariate attività. Inoltre lo sviluppo di un CNC adattabile anche a calandra tre rulli è sicuramente un punto di arrivo molto importante. Ok, molto bene. Spero che questa presentazione sia stata utile ed interessante sia per tutti coloro che stanno pensando ad un nuovo investimento, sia più in generale per conoscere in dettaglio uno dei prodotti di punta del marchio Faccin. Ricordo che sono in agenda altri eventi live durante la fiera BIMU, a cui potete registrarvi e partecipare anche dall'ufficio da casa. Grazie ancora a tutti per la partecipazione e buona giornata.